Cristiano Malgioglio si lascia andare e fa una rivelazione su due cantanti che stanno facendo parlare tutto il mondo. Ecco di chi si tratta. Uno dei parolieri che hanno cambiato la scena dello spettacolo italiano e che ha lasciato il segno indelebile per la sua simpatia, ironia, ITNR a prendenza e grandissima professionalità è proprio lui, Cristiano Malgioglio. Nel corso degli anni, oltre aver scritto numerosi testi ad autori importantissimo, l'uomo si è fatto conoscere come opinionista e coach in diversi programmi TV. Ultimamente, si è lasciato andare ad una confessione che scotta. Andiamo a vedere di che si tratta. Siamo sempre stati abituati a vedere come Cristiano Malgioglio allieta le serate e i programmi televisivi al quale partecipa. Infatti, è difficile dimenticare la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, con il quale ha divertito parecchio concorrenti, telespettatori e conduttore, così come il suo ruolo da coach in Tale e Quale Show, il quale è stato riconfermato, e il ruolo tenuto nel Talent Amici accanto a Giuseppe Gioffre lo scorso anno. Non dimentichiamo mai che Cristiano Malgioglio ha scritto testi per i più importanti cantanti del mondo della musica, fra cui Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Monica Naragno, Rita Pavone, Patti Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi. Cristiano Malgioglio, la rivelazione che scotta è questa. Nel corso della sua carriera, Cristiano Malgioglio è riuscito ad avvicinare moltissimi spettatori lasciando il segno indelebile nella musica e nello spettacolo in generale. In questo periodo storico, non si parla d'altro che degli Oasis, un gruppo londinese con cui Cristiano ha avuto il piacere di incontrarli qualche anno fa e raccontare la sua esperienza. Infatti, proprio sul suo profilo X, ex Twitter, a febbraio 2015, ha condiviso una foto con i due cantanti chiamati Noel e Liam Gallagher. Si legge: Londra, una foto ricordo con il gruppo Oasis. Periodo pazzesco. Proprio in una intervista rilasciata a Il Messaggero, Cristiano ha parlato della reunion e del loro fatidico incontro rivelando: loro non sapevano chi fossi. Nonostante ciò, furono molto carini. A Noel chiesi se conoscesse qualche canzone del repertorio italiano, Mi canticchiò o Sole mio e Nel blu dipinto di blu. Dopo vari rumors circa la presenza di Cristiano al Festival di Sanremo 2025, arriva la smentita del diretto interessato che, ai microfoni del Messaggero, ha confessato che non ci sarà all'Ariston così come credevano molti. Nel dettaglio ha detto: in gara non ci andrei mai, a Sanremo. Me l'aveva chiesto lo scorso anno anche il mio amico Amadeus, come autore, però, mi piacerebbe molto partecipare con un brano. E le do una notizia. Potrebbe accadere. Una cantante romana che ho scoperto ad Amici quest'anno. Maria De Filippi mi ha fatto tornare indietro di 20 anni. Sono ringiovanito, lì. Questa ragazza, che si chiama Martina, ha una voce bellissima, possente. Farò ascoltare il brano a Carlo. E poi sto lavorando ad un progetto con Carla Bruni, che spero vada in porto.